a trovarti in sogno, ospite inatteso e intruso. Non lasciarmi fuori in strada, non sprangare la porta. In silenzio entrerò e mi siederò accanto a te. Nel buio aguzzerò lo sguardo per vederti. Quando mi sarò saziato di guardarti, ti bacerò e me ne andrò. Questa è una poesia che ha scritto Nikola Vatsparov, che è un poeta bulgaro, che è stato praticamente trucidato dai nazisti nel 1942, ed è la poesia che scrive dedicandola alla moglie, prima di essere ammazzato. E quest'altra è un'altra poesia che scrisse, diciamo, nel 1941, mi sembra. Che cosa ci offri, o storia, dalle tue pagine gialle? Noi eravamo gente oscura, uomini delle fabbriche e degli uffici, eravamo contadini, con addosso la puzza di cipolla e di sudore, e sotto i baffi spioventi imprecavamo contro la vita. Ci sarà almeno riconosciuto d'averti saziata, beventi e abbeverata con abbondanza nel sangue di migliaia di morti. Tu traccerai soltanto i contorni, ma la sostanza, lo so, resterà esclusa. Nessuno racconterà il nostro povero dramma umano. I poeti saranno tutti presi a scrivere rime di propaganda, ma la nostra angoscia non scritta vagherà solitaria per lo spazio. È stata una vita da descrivere la nostra, una vita da evocare, a frugarvi quale tampo, quale velenosa esalazione. Siamo venuti al mondo in un campo al riparo d'una siepe e le madri giacevano nell'erba bagnata, mordendosi le labbra inaridite. D'autunno morivamo come le mosche e le donne urlavano nel giorno dei morti. Poi mutavano il lamento in un canto che solo gli sterpi ascoltavano. Quelli di noi che restarono, intrisi di triste sudore, fecero qualunque mestiere come animali da fatica. Dicevano i vecchi in casa: così era, così è, così sarà. E noi sputavamo furibondi su quella loro stupida saggezza. Rabbiosi lasciavamo la tavola e correvamo all'aperto, dove una speranza ci sfiorava con un alito di luce. Quanto abbiamo aspettato in angoscia, nelle bettole soffocate. Andavamo a dormire a notte alta, dopo gli ultimi bollettini. Come ci illudevamo le speranze? Ma su di noi pesava un cielo basso, fischiava un vento di fuoco. Non ne posso più, basta, non voglio. Nei tuoi grossi volumi, tra le lettere, sotto le righe, urlerà la nostra sofferenza, con volto ostile guarderà, poiché implacabile la vita ci colpì col suo duro pugno. Sulla bocca affamata il nostro linguaggio si è fatto aspro. I versi che noi scriviamo nella notte, invece di dormire, non hanno profumo, ma sono scarni e aggressivi. Non vogliamo un premio per i nostri tormenti, le nostre immagini mai giungeranno sino ai tuoi massicci volumi, accumulati nei secoli. Ma tu almeno racconta, con parole semplici, alle genti di domani destinati a darci il cambio che valorosamente abbiamo lottato.